l'edicola l'aveva già, e quindi stavano anche partendo questi bandi, eccetera, eccetera. Poi di fatto si è bloccato una prima volta e ora si è rinviato un'altra volta, anziché alla fine del 2018, alla fine del 2020. Ora questa situazione, ripeto, noi avevamo raggiunto condizioni favorevoli, per cui non è che a me non mi piace più di tanto. Oltretutto, dal punto di vista del mercato delle compravendite, questa situazione comincia a essere un po' difficoltosa per noi, perché chi vuole vendere si trova a dover dire agli eventuali acquirenti che non è sicuro che la soluzione, la vendita stessa può andare a buon fine, ma non può dare garanzie sulla prosecuzione dell'attività. Per cui sinceramente, se io fossi tra i compratori, avrei un po' più di titubanze di quelle che generalmente ci sono prima di procedere a questo acquisto, per cui ecco, non credo io sia particolarmente favorevole per noi. No, una piccola curiosità da parte mia, ma tu hai questa posizione perché per un principio di cautela, come dire, e cioè se comunque in alcuni punti c'è stato il miglior favore per gli edicolanti in alcuni territori, almeno lo dico da osservatore esterno, la situazione dovrebbe essere congelata e spostata tutto al 2020. Poi per chi ha raggiunto delle condizioni favorevoli dovrebbe replicarsi questa condizione favorevole, per altri un po' meno. Il punto non è solo questo, però, perché fatto i bandi già c'erano delle titubanze dal punto di vista delle amministrazioni comunali, che ti ricordi c'era stato un po' uno stop proprio sul fatto, un richiamo dall'amministrazione nazionale perché dello Stato, perché questi punteggi estremamente favorevoli erano considerati lesivi della concorrenza. E quindi ci veniva riconosciuto poi di fatto il buon lavoro che avevamo fatto nei territori. Io non so, anzi, visto che qui c'è stato un richiamo alla cosiddetta libera concorrenza, questo vorrà dire che non è detto che noi riusciremo, anzi probabilmente non riusciremo totalmente, a riavere le stesse condizioni che avevamo raggiunto finora. Qui io credo che sarà una situazione un po' più difficile e complicata per il giornale. Allora, Raniero, si commentava prima, anzi devo dire sono stato io a provocare su questo punto, che comunque il segnale che è arrivato stanotte dalla Commissione Bilancio dimostra che la politica sta impostando questa fase elettorale in un certo modo. Poi dopo, che sia un modo genuino, che sia un modo favorevole, ma insomma c'è un occhio a quello che vivono concretamente i cittadini, alla difficoltà della crisi economica, e quindi su questo sono pronti a produrre slogan su slogan. Questo di rimando ci fa capire come questi 3 mesi e mezzo che ci dividono dalle elezioni, forse la categoria degli edicolanti dovrebbe sfruttarli in modo più adeguato. Lasciamo perdere tutti i discorsi sul tavolo, l'unità sindacale. Qui si parla di categoria, e cioè del fatto che in campagna elettorale c'è la campagna elettorale, c'è la riforma della legge sull'editoria, insomma c'è il tavolo FIEG, ci sono tutta una serie di condizioni che forse consiglierebbero di produrre una qualche manifestazione di unità della categoria, ecco, mettiamola così. Sì, io sono d'accordo con te, Fabio. Penso che intanto bisognerà fare delle scelte forse di fondo, e cioè, e credo che da parte di tutti, no? Quindi i giornalai, le organizzazioni sindacali, cioè noi dobbiamo essere in questo momento più favorevoli alla cosiddetta unità della categoria dal punto di vista di unità delle sigle sindacali, o disposti a spezzare in qualche modo, fra virgolette, questa supposta unità sindacale, per arrivare a delle posizioni, a delle situazioni che rafforzino poi lo svolgimento delle discussioni dal punto di vista del rinnovo dell'accordo nazionale. Io credo che a questo punto, l'hai detto meglio di me. Viste le varie situazioni, io credo che
il primo punto lo dobbiamo mettere da parte per forza, non perché vogliamo, ma perché mi pare che le posizioni di altre organizzazioni sindacali siano diverse da quelle che stiamo assumendo noi e da quelle che assumono quasi tutte le organizzazioni sindacali. Cioè io penso che bisogna arrivare a una situazione di sfruttare il momento, chiamiamolo così, il momento elettorale per andare a delle manifestazioni. Ora io ho citato prima l'inizio, cioè la Bolkestein e gli ambulanti. E non è un caso che loro abbiano raggiunto un risultato di cui sono contenti, perché sappiamo che hanno fatto manifestazioni, sono andati in piazza, si sono fatti sentire in qualche modo, e io credo che noi dobbiamo fare altrettanto. Ora non penso che l'altrettanto sia semplicemente ammesso che ci sarà fare qualcosa rispetto all'eventuale riunione con la FIEG di 15 gennaio. Dico eventuale perché poi alla fine, se fanno come quella dell'altro giorno, della settimana scorsa, non ci sarà neanche. Quindi io non, diciamo, questa discussione in corso sul 15 gennaio, se andare a Roma o non andare a Roma, fare qualche piccola manifestazione davanti alla FIEG, che mi sembra sinceramente ininfluente. Io credo che bisognerà invece cominciare a pensare a delle azioni diffuse sui territori, in cui ogni territorio metta in campo delle azioni vere e reali, sia come manifestazione, sia come poi, diciamo, danneggiamento dei territori, perché manifestare va sempre bene, ma anche riuscire a danneggiare la controparte è una cosa. Cioè normalmente nel mondo dei lavoratori dipendenti tu fai uno sciopero, una cosa è la manifestazione, una cosa è lo sciopero nelle aziende. Se lo sciopero nelle aziende si fa per bloccare la produzione, dove c'è produzione, in modo da danneggiare i datori di lavoro. Quindi noi dobbiamo pensare a questa cosa. Manifestare va bene, ripeto, possiamo anche fare un po' di bandierine anche in giro per l'Italia, volendo, se ci sono delle condizioni, però credo che le cose di cui dobbiamo cominciare a discutere, anzi continuare a discutere, ma deciderle poi e poi farle, deve essere quello di che dobbiamo fare, che possiamo fare, cosa possono fare i giornalai per colpire gli editori mano a mano e a loro volta per avere meno danni possibili, perché poi questo è uno dei temi della categoria, no? Perché il dipendente, per forza di cose, se sciopera perde la giornata di lavoro. Noi siamo in una situazione per cui tutti vorrebbero, ma tutti poi ci pensano due volte quando si tratta di toccare il portafoglio. Per cui dobbiamo trovare mano a mano quelle iniziative che, ove c'è la possibilità e la sensibilità, si riesca a farle anche pesantemente. Altrimenti trovare iniziative che comunque diano dei segnali che la categoria è un pochino, diciamo, da una parte allo stremo certamente, ma dall'altra è anche un po' incazzata, perché sennò alla fine non si capisce più di cosa si sta parlando. Da questo punto di vista, l'azione minima, secondo me, è quella dal punto di vista degli insetti, no? Cioè il famoso complicamento degli insetti. Sì. Credo che questa è una situazione in cui tutti i giornalai sono già sensibili e sensibilizzati di suo. Credo che prendere in mano con le cautele per evitare di incorrere in denunce anomale e così via, ma comunque prenderla in mano, generalizzarla e farla propria sindacalmente, credo che questo debba essere la prima azione che tutti dovrebbero cominciare a organizzare, a fare in tutte le province, eccetera, eccetera. Ma ti faccio una domanda tecnica, ma se al posto dell'inserto c'è un volantino che parla direttamente all'opinione pubblica, perché signori, poi alla fine in edicola passano diversi milioni di copie di giornale, lasciamo stare fuori dal conto per il momento i periodici, ma questa è l'opinione pubblica, e in un periodo di elezioni l'opinione pubblica è un ruolo, una figura preziosa. Sì, io credo che sono due argomenti diversi, no? So che questo è uno dei tuoi cavalli di battaglia, personali, no? E va bene, però sono due elementi diversi. Cioè una cosa è, facciamo i paralleli di cui parlavo prima, dello sciopero in fabbrica, no? Cioè una cosa è
andare a volantinare da qualche parte e dire la mia fabbrica sta chiudendo, io mi sto agitando, sono in difficoltà, date una mano, eccetera, eccetera. Un'altra cosa è bloccare la fabbrica per lo sciopero o per altre cose, altra cosa ancora è fare il corteo da qualche parte, una manifestazione. Diciamo, sono momenti di battaglia sindacale di per sé diversi, quindi è importante, ed è importante soprattutto, cioè è importante soprattutto il punto della sensibilizzazione della, della gente. Se noi lo rapportiamo a un ambito preelettorale, vorrebbe sì. dire prendiamo posizione da questo punto di vista. Io non credo che questo sia in questo momento pensabile in tutta Italia e in tutte le province, perché poi ogni giornalaio, ogni cliente, eccetera, eccetera, c'è le sue esigenze. Io credo che dobbiamo certamente agitare il fatto della pluralismo, libertà di informazione, eccetera, eccetera. Però l'elemento centrale, se si deve parlare anche di politica, è il problema della liberalizzazione. Allora, noi siamo favorevoli o contrari alla liberalizzazione? Quali sono i partiti favorevoli? Quali sono i partiti contrari? Io penso che tanto su questo ci potrebbe essere, dal punto di vista politico, un ragionamento collettivo. No? Perché se no qui va a finire che ognuno è sempre favorevole alla liberalizzazione altrui, poi quando lo toccano si rende conto, bah, insomma, forse no, liberalizziamo gli altri, ma a me non è che mi torna tanto. Allora, riuscire in categoria a attivare un ragionamento un po' più politico da questo punto di vista, personalmente, ecco, io sarei favorevole e contento di riuscire a farlo. Bene. Allora, abbiamo esaurito anche questo secondo punto sulla FIEG. Mi sembra di capire che tu, per esempio, sul 15, non dico che sei scettico, per carità, ma insomma hai qualche dubbio. Io volevo farti notare una cosa. Io da questo punto di vista direi che ci dobbiamo muovere indipendentemente dal 15. Ecco. Cioè, ecco. Prendere il 15 come se fosse il momento in cui si risolve non è pensabile. Quindi io credo che dobbiamo riuscire, se ci si riesce, a preparare delle azioni e la categoria a qualcosa che poi possa, diciamo, possa svolgersi, non proprio prima del 15, ma certamente il 16, cioè, insomma, cominciare a organizzare in modo da, ecco. Ma io credo che il 15, come dice Salvini, scusandosi per la metafora, bisognerebbe andare già armati, cioè già con i proiettili in canna, nel senso di dire, pensare che il 15 potrebbe sfumare e quindi essere pronti in qualche modo ad una reazione. Noi abbiamo da preparare la categoria diciamo per il 16 volendo, esatto. Ma per il 16, no, che il 17 cominciamo, esatto, a pensare di prepararla. Ecco, questo un pochino. Ci siamo capiti. Io sull'unità sindacale delle sigle, invece, qui non parliamo più di categoria, a me sembra che il tentativo poi di FIEG nell'ultimo tavolo sia abbastanza andato a vuoto. O meglio, non abbastanza, forse per il rotto della cuffia si è andato a vuoto, perché alla fine le sei sigle sindacali, diciamo che stanno ancora insieme, va, cioè stanno sullo stesso percorso, quando invece era evidente l'obiettivo primario della FIEG di tornare a separare, tornare a posticipare. La condividi questa valutazione? Sì, relativamente. In questi giorni, ieri e l'altro, è venuta fuori, pubblicata, una risposta del MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, a una interrogazione, interpellanza che in qualche modo era stata fatta rispetto al problema della grande distribuzione dell'articolo 64 bis. Ora, questa cosa, e quindi questo chiarimento, che era assai pericoloso e alla fine si è dimostrato da un certo punto di vista letale, dice pari pari che la grande distribuzione può seguitare a fare quello che gli pare, e quindi sia riviste, sia quotidiani, sia tutte e due e così via. Noi ci eravamo astenuti da questa interpellanza perché pensavamo che effettivamente potesse essere pericolosa, altri invece hanno ritenuto di adire il Ministero per lo Sviluppo Economico, appunto, e questo
ci sta bloccando in qualche modo anche alcune iniziative. Da una